Questo è Manuel Bajor, il campione in carica di FIFA, e oggi vi mostro le tattiche che sta utilizzando ultimamente. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto una chicca, come vi ho detto nella introduzione, ovvero le tattiche e le istruzioni di un modulo molto carino utilizzato da Manuel Bajor, ovvero il campione in carica di FIFA attualmente. Il modulo in questione è il 4-2-1-3, che andiamo a vedere a brevissimo, ed è una formazione che è stata inserita quest'anno. Eccoci dunque sulla schermata delle tattiche, e giustamente la prima cosa che magari mi potete dire è: Matte, sì, ok, ma sto modulo a me sembra un 4-3-3 col trequartista classico. E in realtà non avete tutti quanti torti, perché ad occhio è molto simile questa formazione al 4-3-3-4. Però se noi in realtà lo andiamo a confrontare, ci accorgeremo che abbiamo i terzini che sono molto più larghi nel caso del 4-2-1-3, e anche il baricentro generale della squadra è più alto, perché abbiamo i due centrocampisti che rimangono più arretrati a copertura della linea difensiva più alti. Quindi ci vanno a dare una mano e un supporto al trequartista nel momento in cui andiamo a creare la nostra manovra d'attacco. Per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori, al solito per i difensori centrali la composizione di un gioco d'anticipo è un blocco plus. Per quanto riguarda invece i terzini, abbiamo bisogno di due giocatori che fanno benissimo entrambe le fasi, e capirete presto il perché. A centrocampo possiamo avere un centrocampista un po' più difensivo, associato poi ad un altro invece un po' più box to box, che quindi anche qua fa benissimo entrambe le fasi, magari meglio ancora se ha un work rate alto alto, così non lascia spazi. Il trequartista è un po' il faro, quello che illumina la nostra manovra offensiva. Deve essere rapido, in grado di finalizzare e fantasioso, quindi meglio se abbia anche la quinta skill. Esterni veloci, meglio ancora se uno dei due ha il tiro a giro come tratto plus, che sapete quanto è forte. La punta deve essere il nostro rifinitore, ma non solo, e anche qua vedremo a breve. Passiamo però a vedere prima di tutto le tattiche. Tattiche che in realtà sono abbastanza generiche, anche se vediamo tra pochissimo c'è un piccolo cambiamento. Stile di difesa equilibrato con ampiezza 40 e profondità 71. Vi ricordo che la profondità 71 non è stata messa perché si viene a generare un sortileggio, ma semplicemente perché andiamo ad alzare leggermente la nostra linea difensiva nella fase in non possesso, favorendo un po' quella che è la possibilità di poter pressare alto il nostro avversario. Ovviamente più alto questo valore, più la nostra pressione risulterà efficace, ma anche deficitaria se l'avversario è bravo a divincolarsi. 40 di ampiezza perché invece questo è un modulo che abbiamo visto copre benissimo tutto il campo, soprattutto con i terzini, per cui non c'è bisogno di allargare ulteriormente, anzi per ridurre la distanza dai reparti magari scendiamo leggermente sotto il 50, che è il parametro di mezzo di riferimento, e quindi mettiamo il 40. Per quanto riguarda invece l'attacco, classica costruzione della manovra con equilibrato, che ormai conosciamo benissimo, e stavolta però sulla creazione delle occasioni non andiamo ad utilizzare passaggi diretti, ma andiamo ad utilizzare inserimenti offensivi. Come possiamo leggere a destra, inserimenti offensivi cosa fa? Questa tattica fa salire gli attaccanti in posizione avanzata, occhio però a non perdere palla in posizioni scomode, altrimenti potreste essere vulnerabile alle ripartenze. E questo è un nucleo fondamentale per quelle che saranno poi anche le istruzioni che andremo a mettere successivamente ai nostri giocatori. Ampiezza 50 per lo stesso motivo della difesa, però qua non abbiamo bisogno di dover stringere, anzi più la squadra è larga più ci aiuta ad aprire spazi, più ci aiuta a divaricare quelle che sono le maglie difensive dei nostri avversari. Per quanto riguarda invece giocatori in area, utilizziamo 5, ovvero un parametro di mezzo che bene o male ci permette di poter fare un po' sia quelli che sono gli inserimenti dei giocatori mixati agli inserimenti offensivi, sia gli inserimenti manuali chiamati con l'L1. Per gli angoli 3, sempre per il discorso di voler avere l'uomo sul secondo palo, eventualmente crossargliela, mentre per le punizioni andiamo ad utilizzare 1 per evitare di essere scoperti nelle ripartenze. Ma veniamo alle istruzioni, che sono sicuramente la parte più delicata ed interessante di questo modulo. Come al solito al portiere mettiamo uscite su cross e portiere fuori dai pali, sempre perché così gli diamo un po' di CPU, un po' di automatismi per cercare di bloccare quando l'avversario si trova in 1v1 o i benedetti German cross. Sui difensori centrali chiaramente non applichiamo nulla. La prima peculiarità di questa formazione è che sui terzini mettiamo su entrambi partecipa all'attacco e sovrapponiti. Sì, molto offensiva come scelta, ovviamente.
un po' come fa il City di Guardiola, no? Che manda sempre i due esterni bassi di difesa a dare una mano alla manovra offensiva. Per questo vi dicevo che sono fondamentali due giocatori che sanno trattare la palla ma anche tornare rapidamente dietro, per cui io utilizzo due terzini con alto, la Rolfo e Llorente, che quindi una volta che magari hanno perso palla si rifiondano all'indietro. E proprio come il City di Guardiola, che andiamo a fare sul nostro mediano un po' più difensivo, quindi in questo caso quello di sinistra, andiamo a mettere resta dietro in attacco, copri al centro e regista arretrato. Cosa fa il regista arretrato? Permette che in fase di impostazione e anche in fase di non possesso il nostro giocatore viene ad abbassarsi tra i due difensori centrali, quindi andremo comunque a costituire una sorta di difesa a tre quando non abbiamo i terzini, e soprattutto avremo una mano in fase di impostazione da parte di un giocatore che la palla la sa trattare e può lanciare i nostri terzini. Per quanto riguarda invece il centrocampista un po' più tecnico, ovvero quello box to box, andiamo a mettere semplicemente copri al centro, quindi lo lasciamo di andarsi ad unire a quella che è la manovra offensiva. Sul trequartista mettiamo rientra in difesa per evitare che ci sia un'eccessiva scollatura tra i reparti, perché immaginate Bellingham che se ne va troppo indietro, l'altro centrocampista che rimane magari in una terra di mezzo e il trequartista che è rimasto davanti, sta palla a chi viene data non si sa. Quindi mettiamo rientra in difesa per dare una mano ulteriore alla fase di ricostruzione della manovra. Sugli esterni delle istruzioni fondamentali, ovvero rientra in difesa per andare a costituire comunque un'immaginaria linea 4, no? Qui davanti, che poi con il nostro trequartista diventa quasi a 5, e poi taglia dentro è quella che assolutamente non dovete sbagliare, perché andando a fare questi movimenti all'interno dell'area di rigore e andando ad attirarsi dunque chi? I terzini avversari addosso, e allora ragazzi si libera spazio per i nostri terzini, terzini da cui praticamente andrà a nascere sempre l'azione e che dovete cercare continuamente con dei cambi di gioco, magari anche dal DC vi accorgerete, guardate tanto la minimappa, che ci avete il terzino libero, boom, lancio sulla fascia e poi vi andate a prendere campo e cercate di far partire l'azione dall'esterno verso l'interno, canonica. Sulla nostra punta invece mettiamo rimani centrale e torre, sempre per lo stesso motivo, perché con rimani centrale rimarrà lì davanti a fare da perno, da riferimento, attirandosi i difensori senza mandarli in altre zone, e con torre, una sorta di falso 9, rimane un po' più a ridosso dell'area di rigore, proprio anche per fare come riferimento centrale e poi andare a smistare la palla su quelli che sono gli esterni o i terzini che si buttano dentro. Quindi mi raccomando, le istruzioni settatele esattamente così, perché altrimenti questo modulo viene meno. Non mi mettete partecipa all'attacco magari un resta dietro, un equilibrato, perché avete paura. Se lo volete provare, raga, va provato così, bello spregiudicato. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo modulo, io vi garantisco che è veramente una figata da usare, molto divertente. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto, ciao.